Si è tenuto nel Dipartimento Regionale Agricoltura a Catanzaro un incontro tra l'assessore Michele Trematerra, i dirigenti del Dipartimento ed i titolari dei progetti relativi alle misure 124 e 214, azione 6 del PSR Calabria 2007-2013, rispettivamente cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo ed alimentare ed in quello forestale, e progetti comprensoriali per la salvaguardia del patrimonio genetico regionale. Un incontro voluto da Trematerra con lo scopo di condividere e dare la massima diffusione ai progetti realizzati grazie al contributo del PSR Calabria nel campo della ricerca in agricoltura e della salvaguardia della biodiversità. Trematerra ha inoltre illustrato l'iniziativa della realizzazione di un catalogo multimediale ed una piattaforma online sul sito www.calabriapsr.it, nati per raccogliere i contributi scientifici forniti dai beneficiari. Oltre all'assessore Trematerra erano presenti il dirigente generale del Dipartimento Agricoltura, Giuseppe Zimbalatti, e l'autorità di gestione del PSR, Alessandro Zanfino. Beh, con il PSR noi finanziamo fra le tante cose anche la ricerca nel campo dell'agricoltura e un altro settore sulla biodiversità. Noi è una regione la nostra che ha la fortuna di avere una diversificazione delle colture, per cui ci vuole anche un intervento di ricerca su tutto ciò che è il nostro patrimonio genetico proprio dell'agricoltura stessa. La motivazione per cui facciamo questo incontro è volta all'esigenza che si ha di mettere in rete anche queste informazioni. Spesso queste risorse venivano finanziati dei progetti di cui poi si aveva poco conoscenza, cioè non erano di dominio pubblico nelle stesse aziende agricole. Vorremmo creare un network, una piattaforma più informatica, per cui a fronte di 15 milioni di euro, tanto è l'investimento che facciamo sulle due misure, quindi sulla biodiversità e sulla ricerca vera e propria, in modo tale che diventa un patrimonio della Calabria e soprattutto si sa veramente, e anche noi sappiamo veramente, come abbiamo speso le risorse. Sì, è molto importante spendere, ma soprattutto spendere bene. L'attuazione di queste due misure del PSR che investono il mondo della ricerca agricola ne sono la dimostrazione. Vogliamo privilegiare, abbiamo voluto privilegiare queste attività e con l'iniziativa che abbiamo presentato oggi stiamo creando un tassello di informazioni duraturo, perché creare una banca dati delle ricerche in agricoltura in maniera che i risultati siano a conoscenza di tutti, pensiamo sia una iniziativa meritevole.